Sono molti anni che gli esperti ci dicono che gli attacchi alle reti informatiche non sono pericolosi solo per le reti stesse, ma sono in grado di arrivare a provocare danni per le imprese e per la società. Ma io credo che questi argomenti non bastino a convincere Francesca, e allora preferisco raccontare due storie di situazioni reali, successe, le potete trovare su internet, in cui a seguito di degli attacchi informatici sono successi dei problemi che hanno riguardato tutti, tutte le imprese e tutti i cittadini e non solamente i soggetti che hanno subito l'attacco. La prima storia è accaduta in Estonia nel 2007. L'Estonia è un paese dell'Unione Europea che si affaccia sul Mar Baltico, quindi lontano da noi, ma uno di noi. E cos'è successo? C'è stata una ripetuta serie di attacchi informatici che hanno portato a una paralisi generalizzata dei servizi. E in particolare sono stati bloccati la televisione, molti servizi governativi, anche alcune imprese private e soprattutto tutto il sistema bancario. Allora, considerando che una delle specializzazioni dell'Estonia è quella di ospitare un sistema bancario che funge da appoggio per tutte le imprese che hanno relazioni commerciali con la Russia, di fatto questo ha anche avuto conseguenze che sono andate oltre ai confini della nazione, perché hanno impedito per alcuni giorni alle società che avevano relazioni commerciali con la Russia di portare avanti le proprie attività. Invece la seconda storia è un pochino più recente, è accaduta nel 2015 in Ucraina, dove a seguito di una serie di attacchi c'è stato un blackout generalizzato, quindi una mancanza di elettricità che ha coinvolto anche l'area della capitale, che è durata un tempo considerevole. Quindi entrambe le storie ci mostrano come semplicemente lavorando da un computer c'è qualcuno che può arrivare a impedirci di avere dei servizi essenziali. Stato fatto molto fino ad oggi e la prova di questo c'è stata per esempio durante il primo lockdown, quando gli attacchi informatici sono aumentati, ma non del 5-10%, ma di 5 volte tanto, 7, 8, 10 volte tanto, e i nostri sistemi essenziali hanno retto. Anche la ricerca va avanti e per esempio nel nostro ente vi sono dei progetti di ricerca multidisciplinari in cui
di fianco agli esperti di tecnologie informatiche lavorano gli esperti delle tecnologie relative ai settori che devono essere protetti, come i sistemi dei trasporti o quelli dell'elettricità. E poi ci sono anche i ricercatori come me che servono per ricordare che senza prendere in considerazione gli aspetti economici e gli aspetti sociali non si arriverà mai a delle buone politiche o a delle buone strategie. Io direi che la sfida al giorno d'oggi è quella del coordinamento internazionale. E il problema qual è? Il problema è che la cybersicurezza è un aspetto della difesa e le politiche della difesa sono una cosa di cui ogni nazione è molto gelosa. Però è anche vero che i principali servizi pubblici, quelli più importanti, come appunto l'energia, i trasporti e le telecomunicazioni, sono una rete. E nelle reti basta che ci sia un punto debole, che quel punto debole diventa un pericolo per tutti. In realtà le persone, in generale i lavoratori, sono fondamentali per garantire un buon livello di sicurezza. I migliori sistemi di protezione partono dalle persone, che devono essere informate e consapevoli per non diventare degli strumenti ignari dei criminali che attaccano il sistema in cui lavorano. D'altronde, in impresa ormai è impossibile raggiungere il rischio zero, anzi, è impossibile anche solo prevedere in quale direzione evolveranno le minacce e i rischi per il futuro. Per cui la migliore strategia è quella di investire su delle persone che devono essere in grado di accorgersi dei problemi e in grado di reagire eventualmente anche in autonomia. E se da un lato è vero che gli attacchi informatici non sono più ormai dei giochini per ragazzini che cercano di entrare nel Pentagono, e quindi ci sono dei sistemi di attacco che sono in grado di entrare nelle reti e lavorare in silenzio per anni, persino fino a serrare degli attacchi che poi non possono più essere arginati, però è anche vero che in molte altre situazioni gli attacchi si sono basati su cose molto semplici come poste elettroniche, telefonate, messaggi attraverso i social o accessi sui siti internet. Per esempio, succede che per arrivare a inibire un servizio pubblico sia stato sufficiente convincere la gente a inondare quello stesso servizio pubblico, il servizio clienti, con una lunga serie di telefonate o di posta elettronica, rendendo impossibile lavorare e per poter agire proprio nella direzione auspicata dai cittadini. Quindi mi viene da dire che tutti, anche Francesca, anche Paolo e anche Michele, potrebbero adottare delle norme pratiche di semplice igiene quotidiana quando si affacciano all'uso delle telecomunicazioni. E queste regole includono, per esempio, sospettare dei file allegati ai messaggi, anche quando arrivino da persone che conosciamo, anzi, soprattutto in quel caso. Secondo, non fornire mai le proprie credenziali, perché nessun operatore serio chiederà mai delle credenziali per posta elettronica. Diffidare delle mail commerciali, fintamente commerciali di solito, che iniziano con "gentile cliente". I nostri fornitori di servizi ci conoscono benissimo, ci chiamano per nome e cognome ed utilizzano dei canali di comunicazione dedicata. Ma più in generale bisogna fare attenzione a non aderire istintivamente a inviti, catene, campagne di messaggistica che possono essere utilizzate in modo malizioso, sfruttando i nostri ideali in realtà per andare a colpire proprio i target che quegli ideali vogliono portare avanti.